Spin the reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. E bella a tutti ragazzi, qui è Razor che vi parla e benvenuti oggi in questo nostro nuovo video. Oggi qui a commentare con me c'è Rice Furia, attenzione con il new. Bella a tutti ragazzi, sono Furia. E oggi vi portiamo una Quad Cam Strike fatta in solo nella mappa Strike Zone dal nostro Eratax, ed è morto a 5 dalla penta. E comunque ragazzi, sì, sono tornato, sono stato 2 mesi al mare, a Campo Marino, vabbè, Molise, mo tutti quanti, Molise non esiste, sicuro. E niente, quindi vi sto facendo questo commentary per dirvi che sono tornato, tornerò attivo, quindi adesso aiuterò Peppi a editare i video e tutto quanto, e poi stiamo aspettando anche Frixos. E niente, adesso lascio la parola a Furia. Allora ragazzi, quindi intanto sono comunque molto contento appunto di essere ritornato a fare un commentary qui sul canale del clan, e mi scuso se magari non uso un tono di voce abbastanza alto, ma comunque sto parlando con un tono di voce abbastanza basso per il semplice fatto che comunque qui a casa mia i miei genitori e anche mio fratello dormono, quindi non vorrei svegliarli. E niente ragazzi, allora, quindi per quanto riguarda il gameplay, niente da dire, il gameplay a parer mio veramente assurdo. Ultimamente poi su Ghost, come potete ben vedere, se ne stanno vendendo veramente delle belle su questo Call of Duty, e sono anche molto contento perché comunque nel clan ho visto che ora al momento comunque abbiamo la maggior parte dei migliori player in Italia su questo ultimo Call of Duty. Quindi comunque stiamo viaggiando abbastanza a testa alta, ecco, su Call of Duty Ghost. E niente ragazzi, nient'altro da dire. Poi per quanto riguarda il resto, come avete ben potuto vedere, Razor appunto è tornato. Adesso, come ha già detto lui, stavo solo aspettando il ritorno di Frixos, che appunto a breve, fra pochi giorni, comunque ora alla seconda settimana di settembre, ve lo spoilero, dovrebbe ritornare. E niente, quindi comunque saremo più attivi di prima e ritorneremo, diciamo, attivi al 100%, se diciamo possiamo dire così. Poi ragazzi, comunque ci tenevo anche a complimentarmi con Peppi, perché quest'estate ha gestito il canale veramente benissimo, e appunto per questo penso che comunque si sia meritato, diciamo così, il ruolo di leader. Poi ragazzi, volevo anche dire un'altra cosa: come avete ben visto, abbiamo levato la sezione dei co-leader per il semplice fatto che comunque quest'estate siamo stati abbastanza inattivi, sia io che Rapide che Blaze, e quindi adesso comunque siamo lo stesso nel clan, sì, però magari senza il ruolo di co-leader, ma comunque aiutiamo coloro che sono i 3 leader, visto che comunque alla fin fine ormai Razor è grande, comunque non, magari non sarà attivo come lo era prima, però diciamo ritornerà più attivo rispetto a quello che è stato d'estate. Niente ragazzi, per quanto riguarda, ecco, il resto, ci tenevo anche a dire che grazie a quel frocio di Razor, tipo adesso ho imparato, non proprio, però comunque mi sto diciamo come posso dire, mannaggia il clero, addentrando, no aspetta, ti stai incamminando verso, sì, sto incamminando verso l'editare, tipo vabbè, insomma comunque pian piano sto imparando ad editare, a montare i video. Quindi comunque questo ringrazio Azzurro e Peppi che mi stanno dando veramente una gran mano. E una cosa, aspetta, voglio dire una cosa, comunque Furia non capisce un cazzo di computer, cioè me lo giuro ragazzi, per spiegargli una cosa ci metti ore e ore. Vabbè, dai, si impara col tempo, no? Sì. E poi, senti, tu sei uno stronzo, perché ci stai un'ora prima di farmela capire, non ti sai spiegare. Ma come non mi so spiegare? Furia dice clicca là, no, lui clicca da tutt'altra parte. Vabbè. Comunque ragazzi, per quanto riguarda comunque il resto del gameplay, sta per giungere al termine. Io veramente mi complimento con Eratax per questo fantastico gameplay, e vi assicuro che comunque adesso ritorneremo attivi come una volta, non che quest'estate non lo siamo stati, però comunque ritorneremo, penso, i 2 video al giorno, adesso è tutto da vedere, e comunque i gameplay sono sempre stati ottimi e continueranno ad essere ottimi. Adesso ci siamo, diciamo, siamo in un periodo di attesa per quanto riguarda, ecco, l'uscita di Call of Duty Black Ops 3, quindi non facciamo altro che attendere l'uscita di questo ultimo Call of Duty per poi portarvi gameplay veramente assurdi. Quindi niente ragazzi, io invito a passare dalla pagina Facebook, a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al nostro canale, passare dal canale mio, dal canale di Razor e anche da quello di Eratax, proprio perché io comunque a breve dovrei iniziare a fare
dei comunque da breve dovrei iniziare a far video. Quindi niente ragazzi, qui da fuori è tutto, bella. E niente ragazzi, io vi saluto e vi voglio fare una domanda. Cosa avete fatto voi quest'estate? Dove siete andati? Lasciatemelo qui sotto nei commenti. E ad un prossimo video, bella. Ciao Thunder, hashtag sigami. Then we broke up cause I wasn't giving a fuck. But when you come back, seeing I'm a changed man. We gon' shut it all down, yeah, dog, game plan. So tell me, what does it take to keep it real? There's a war going on in my heart, girl, still. And I'm speaking the truth, better believe it. We on top of the world, I don't know if you can see it. At the top.